cinghiali, tutti ne parlano, sulla bocca di tutti, quasi diventati una tendenza. C'è chi parla di una vera e propria invasione, chi si scandalizza se arrivano alle porte delle nostre città. E con la chiusura della stagione venatoria, il problema, se di problema vogliamo parlare, torna in auge, mentre lui, il cinghiale, tira un sospiro di sollievo e comincia a pensare alla sua esistenza. Inizia l'anno del cinghiale, senza cacciatori, e i branchi arrivano fino alle porte delle nostre città. Per non parlare dei danni ai raccolti che gli agricoltori denunciano, un caso questo diventato politico. Il cinghiale è un animale onnivoro e la sua alimentazione varia dai bulbi ai tuberi, dalle radici alle ghiande, dai rettili ai piccoli roditori. Caccia in prevalenza al tramonto o di notte, mentre nelle ore diurne si rifugia nel fitto sottobosco, ed è proprio nel sottobosco, nelle foreste, che troviamo la risposta all'aumento della sua popolazione. Secondo gli ultimi i dati dell'ISPRA, passata da 500.000 esemplari nel 2010 a oltre 1 milione oggi. Insomma, niente sembra fermarli. Ma perché questo aumento così significativo? Sono diverse cause. Da un lato sono anche mutamenti ambientali, sono molto cresciuti i boschi, c'è stato un forte abbandono delle campagne che ha creato degli ambienti particolarmente adatti a questo animale, che è molto adattabile. Inoltre c'è una maggior regolamentazione della caccia, sono state create tante aree protette che hanno creato più ambienti idonei alla fauna e al cinghiale in particolare. Oltre a questo ci sono altri fattori. Uno sono state le emissioni di cinghiali che sono state fatte a scopo venatorio, ora sono illegali, e c'è anche un fattore legato ad una ibridazione, almeno in alcuni contesti, con i maiali domestici, che sono ancora più prolifici del cinghiale e quindi tendono a far aumentare il tasso di crescita delle popolazioni. Il cinghiale è oggi l'ungulato più diffuso in Italia. Per contenere la sua espansione, come chiedono in molti, le strade da percorrere sono diverse, non c'è solo la caccia. Sicuramente non è l'attività venatoria, cosa su cui si è puntato fino ad oggi. Si è cercato di aumentare il numero di giornate di caccia, il numero di animali prelevabili, ma il risultato non è cambiato, gli animali sono continuati ad aumentare. Questo perché non possono essere i cacciatori a risolvere il problema, perché sono esattamente coloro che lo hanno creato. Quello che noi abbiamo sempre detto è che per una gestione efficace del contenimento dei cinghiali bisogna coinvolgere gli agricoltori, che sono quelli che subiscono tra l'altro i danni. Bisogna coinvolgere gli agricoltori attraverso tecniche ormai consolidate e note, che sono quello delle catture. Le catture non tanto attraverso le trappole a cassetta, ma attraverso i corral, sono questi recinti foraggiati con alimentazione soprattutto nei mesi più sfavorevoli, in cui si riescono a catturare interi branchi di cinghiali. Il fatto è poi che il cinghiale, se ben gestito, potrebbe rappresentare una risorsa per agricoltori e cacciatori. La sua carne, che è sanissima, come riferisce l'ISPRA, se fosse inserita in una filiera controllata, potrebbe rappresentare una bella fonte di reddito. Sarebbe opportuno per tutti che questa risorsa, quindi l'enorme quantità di carne messa a disposizione dal prelievo venatorio, rientri in una filiera, da un lato da un punto di vista sanitario correttamente valutata e analizzata per escludere ogni rischio per la popolazione, ma dall'altro anche che valorizzi questo in termini di risorse. Ma il problema è anche che in Italia i macelli autorizzati a trattare il selvatico sono pochi, e per raggiungerli bisogna percorrere chilometri e chilometri. Finisce che la carne di cinghiale che troviamo al ristorante o arriva dall'estero, dove viene certificata, o è solo il frutto dell'attività venatoria, ma in questo caso non esiste tracciabilità se non sulla parola.